bella pretesa voler commentare a fondo i brani della messa di oggi. Mi soffermerò sul primo, limitandomi a fare qualche considerazione. D'altronde l'omelia, più che una catechesi, che richiederebbe più tempo, è un altro modo di accostarsi alla Bibbia, è un'applicazione della parola di Dio all'attualità, aprire uno squarcio di cielo per vedere con i nostri occhi la realtà. La parola è come un raggio di luce che fende un po' di nebbia. Il primo brano è il racconto del cosiddetto peccato originale e sulle sue conseguenze. Il racconto vuole spiegare il perché della presenza del male, con lo scopo anche di scagionare la responsabilità di Dio o della divinità. Ho detto divinità. Presso tutte le religioni troviamo la convinzione che qualcosa sia successo all'inizio del mondo, per cui l'uomo ne pagherà le conseguenze fino a che sarà abitata questa terra. Non è detto che l'uomo scomparirà insieme con la terra, magari la terra continuerà dopo l'estinzione dell'umanità. Chissà perché noi crediamo di essere più importanti della terra e che la terra dipenda esclusivamente da noi. I teologi da sempre hanno discusso sul senso teologico da dare al racconto della Genesi. Già dire senso teologico significa uscire da quella interpretazione letterale o fondamentalista del testo che oggi farebbe inorridire anche le pietre. Ho la gioia però dei soliti incalliti anticlericali che credono più dei credenti che l'autore sacro sia stato così sciocco da farci credere delle panzane. Il tutto per mettere in crisi, più che Dio, quella stessa religione che non ha bisogno di questi anticlericali per essere contestata. La Bibbia è un libro che sorprende. Più lo si legge con intelligenza, e la religione priva di intelligenza è la prima nemica della Bibbia. La Bibbia, se narra le vicende di un popolo eletto da Dio e appare perciò come un libro religioso, in realtà non lo è, se per religioso si intende ciò che è attinente alla religione. Possiamo più giustamente dire che la Bibbia è un libro sacro, ma starei attento anche a dire sacro. Diciamo meglio, che la Bibbia è il libro dell'umanità, in ricerca di se stessa, mi pare la definizione più bella, della sua parte migliore, della parte migliore dell'umanità, così come si pensa sia uscita dalla mente di Dio. E quando parlo di Dio, parlo della mia idea migliore di umanità. Altrimenti rischio di cadere nelle strettoie di una religione che prima si costruisce un suo Dio, per farmi poi credere che questo mondo sia stato creato e voluto secondo quel potere terreno che ricorre alla religione per consacrarsi, facendosi perciò rispettare e obbedire. Torniamo al racconto della Genesi. Che ci sia il male in questo mondo e che questo male abbia origini misteriose, penso che nessuno possa dubitare. Che ci sia il male è certo, chi non lo vede e non lo sperimenta. Sulle origini del male ho forti dubbi nel trovare una ragione plausibile. La presenza del male porrà sempre forti dubbi sulla realtà stessa di Dio. Intendo dire che è facile trovare una risposta supponendo un Dio perverso e cattivo, ma se si parte dall'idea che Dio è la fonte del bene, come allora conciliare le due cose, da una parte la bontà infinita di Dio e dall'altra la tragedia?
tremenda realtà del male o del dolore? L'ho già detto, il racconto del peccato originale lo vedo come un escamotage, cioè una trovata della religione, per risolvere capri cavoli. Ormai queste cose le posso dire, se l'avessi letto 30 anni fa sarei stato scomunicato subito. È un escamotage. Diamo la colpa ai primi esseri umani e tutto è sistemato, no? Bello. Tutto quadro. Ma se siamo proprio così sicuri, ma ne siamo proprio così sicuri? Certo, se la vita fosse solo un alternarsi di piccole gioie e di piccoli dolori, il problema non si porrebbe. Ma come non gridare? Tutta la nostra rabbia di fronte a tragedie umane, la cui responsabilità è talora facile da imputare a una serie di circostanze particolari che chiamiamo destino. Destino è forse una guerra scatenata dalla perversione umana? È destino? Destino è un terremoto che sconquassa un intero paese lasciando milioni di vittime? Destino è una orrenda malformazione fisica o psichica? Destino è un cancro che rode corpo e spirito in un'agonia che non finisce mai, magari prolungata da una tecnologia mostruosa che la religione chiama provvidenza divina. La storiera del peccato originale, così come l'intende anche la religione cattolica, non mi convince. Non per questo ridicolizza la Genesi, ovvero le prime pagine della Bibbia. Ridicolizzo la lettura e l'interpretazione che ne fa la religione. Penso che arriverà il momento in cui si aprirà una nuova esegesi, interpretazione, lettura della Bibbia. E ci saranno grandiose e imprevedibili scoperte. Gli attuali esegeti, anche quelli che passano come i migliori conoscitori della Bibbia, si troveranno spiazzati se non si apriranno al nuovo che avanza. Ma il nuovo avanza anche con il coraggio di chi mette in discussione le belle teorie per nulla esaustive che finora hanno bloccato la religione cattolica su posizioni dogmatiche chiuse all'umanità. È grottesco anche dire che il male è la prova che Dio ci ha dato la libertà. Se così fosse, perché Dio per definizione non può fare il male? Il male è la prova che qualcosa non ha funzionato quando Dio ha creato il mondo. Parlo da credente, il che è ancora più angosciante di ciò che prova un non credente, il quale non si pone il problema di conciliare la bontà di Dio e la perversione del male. Il dramma del male è del credente. Come può Dio permettere che il mondo sia perennemente nelle mani di balordi, che, ecco la bestemmia, si appoggiano alla religione per giustificare i loro crimini? Ma noi credenti continuiamo a dire colpa di Adamo ed Eva, figli di e figli di chi? E il mondo continua nella sua corsa verso la follia. Da millenni è così. Quando terminerà questa follia? Sarà necessaria una rivoluzione che distruggerà questa umanità? E poi? Chissà se all'inizio di un nuovo genere umano ci sarà un altro Adamo, un'altra Eva che si divertiranno a cogliere qualche frutto proibito? Un aggancio all'attualità. Non so ciò che voi state provando in questi giorni, ma io sinceramente talora mi lascio prendere anche da una amarezza tale che finisce in una depressione, in una incapacità di reagire, di reagire. Ho qualche brutta idea, qualche volta mi vengono qualche brutta idea, magari è chiaro, no? Essendo anche un prete, subito scaccio queste brutte idee di far fuori uno e chiuso il discorso,
farlo fuori, no? Però ne avevo un'idea, però me la tengo anche cara. È una situazione tremenda. Non vorrei dire ciò che penso con le mie parole. Ho trovato su un sito, sul sito di Marco Boschini, che è uno dei più noti sindaci cosiddetti virtuosi, insieme con Domenico Finiguerra, che è un mio amico, e sindaci che portano avanti discorsi veramente importanti, portano i comuni, le amministrazioni comunali, i paesi verso veramente una politica vera, lottano per i beni comuni, per salvare l'acqua dalla privatizzazione, per salvare l'ambiente, contro le speculazioni edilizie, vabbè, sindaci da ammirare. E su questo sito ho trovato un articolo, è molto breve, lo leggo. Quante volte ci siamo sentiti impotenti di fronte all'arroganza del potere? Sappiamo che il potere ha un nome, no? Soprattutto in Italia, oggi sono i galoppini, la compagnia delle merende, no? Alla strafottente espressione di impunità di certa classe dirigente, politici, imprenditori, giornalisti, caste di caste, variamente distribuiti in questo trasandato paese. Quante volte abbiamo pensato in cuor nostro sarebbe ora di cambiare, così non si può andare avanti, non è giusto, e quante volte dopo queste sempre più frequenti indignazioni, usa e getta, ci siamo lasciati cadere nella pigrizia, o peggio, nella disillusione, o peggio, nello sconforto. Quante volte ci siamo sentiti soli in questo modello di sviluppo e società sempre più tendenti alla barbarie e all'imbruttimento della qualità della vita delle persone, della nostra vita. Quante volte, troppe, abbiamo pensato che sarebbe stato inutile un nostro gesto, polemica, presa di posizione, tanto che serve, no? Come si fa a cambiare il mondo in quattro gatti? Non basta certo un click sul mi piace al gruppo di turno su Facebook per cambiare le cose. Quante volte la sera di ritorno da una giornata di lavoro e impegni e frenesia costante, accendendo la TV, ci è andato di traverso il cibo, tra parentesi prodotto chissà dove, immerso in una montagna di plastica, di imballaggi, e ci ha spinto a incazzarci per i soliti 5 minuti quotidiani, per poi assopirci, esausti e travolti, sprofondati nel divano, ad ascoltare le stronzate dei porta a porta intorno. Leggo, sono mie parole. Quante volte abbiamo rinunciato a rimetterci le scarpe e uscire per incontrare altri come noi, più di quanti noi stessi pensassimo, per provare insieme a costruire un'idea diversa di società, una realtà concreta e nuova, con un gruppo di acquisto, ad esempio, una banca del tempo, una bottega del commercio equo e solidale, un mercatino dell'usato del baratto, una moneta locale con una festa o una semplice serata in una piazza pubblica, a scambiarsi semplici parole di incontro e contaminazione con un'associazione, un comitato, un gruppo, con una raccolta di firme, una denuncia, con un nostro ingresso nelle istituzioni, come abbiamo fatto noi dei comuni virtuosi, per dimostrare che può esistere, che esiste un'altra Italia, è un altro modo di fare politica dentro le istituzioni. Quante volte abbiamo detto basta, ma a voce bassa, quasi per non disturbare. Ora, ciò che vi chiedo, che ci dobbiamo chiedere tutti insieme, è di alzare le voci, unendole, e riprenderci il diritto a costruirci un mondo migliore, partendo proprio da qui, adesso. E qui cita una frase, non so chi di voi ha visto un bellissimo film di qualche anno fa, Il Quinto Potere, andate a vederlo, magari su YouTube, no? Qualche spezzone. E a un certo punto il protagonista, no? Ecco, che sembra pazzo, dice: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più, mai più. Basta dire questo? Non lo so. Ma gli italiani, ma sapete che l'arte del potere, perché il nostro è molto furbo,
è magari deficiente, magari è un demente, come lo definisco io, un bastardo, ma però ha la sua arte, quel di distogliere sempre, no, i veri problemi con le sue stupidaggini che conta su tutti i giorni, no? Poi adesso c'è il campionato, no, del mondo di calcio, eccetera, eccetera, e allora lì saremo immersi. Una persona mi ha suggerito una bella idea. Ad ogni urlo per un gol, supposto che l'Italia faccia un gol, io mi auguro che dopo la prima partita venga a casa, sarei contento, suonerà anche la campagna feste. Comunque, ad ogni gol, all'urlo per ogni gol dell'Italia, perché non sovrapporre una voce ancora più forte che cita un articolo della